Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. A tutte le unità, rapina a mano armata in corso. Reato in corso vicino a Grand Central. Salve, signor Muggins. Se è per l'affitto. Signor Parker, questo è il mio terzo e ultimo avvertimento. La procedura di sfratto. Aspetti, aspetti, mi pagheranno tra qualche giorno, posso... Ah. La procedura di sfratto sarà avviata venerdì, a meno che non paghi l'affitto entro sera. Buona giornata. Sì, buona giornata. Signor Lee? Peter, siamo pronti per la festa. Vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito. C'è un lato positivo. Se vi avessi permesso di entrare, avreste dovuto scontare molto. Attenzione, civili bloccati in auto a seguito di un incidente. Agenti disponibili, dirigetevi a Korea Town. Dove ho lasciato la borsa? Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. E per il cane? Non c'è nessun problema, ma sempre a pensare. Ehi, Peter. Ehi, Peter. Tutto ok? Ehi, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono soldi? No, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme, lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Beh,
Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io non so cosa dire. Oh, me, signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, me. Yuri ha chiesto discrezione. Meglio un ingresso sul retro. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono, la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Non devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. Sembrano comodi avvolti nella mantella.
Serve una tela dall'alto. Attento. Ora sta buono. Arriva qualcuno. Qua giù mi vedranno. Devo spazientirmi. C'è un'altra donna. Ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Muoviti, Pit, prima che i delinquenti delinquano. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga a... Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo... Ehi, Pete. MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno... ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no, temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo, mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa, tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Capisco le ragioni di Peter, ma la faccenda degli eroi mascherati non mi è mai andata giù. Sembra quasi che un vero eroe debba sparire dietro alle sue azioni senza assumersi meriti o responsabilità. Se l'eroe... Nel loro primo scontro Fisk ha usato questa per affettare Peter.
Quella volta Pete è fuggito. È crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Non sopporto questa immagine. C'è troppa tensione tra le due figure. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakie Monbaku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune? Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No. No, certo che no. Non che io sappia. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Oh, un attimo. Ma... E non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Fatto. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è... una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia sensazionale. Come ha rimandato l'appuntamento? Piano. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Pete me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Ha qualcosa in mano. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù,
palmo destro rivolto in avanti. Dietro di loro c'è il mio, ma sembra diverso. Lei e Fisk sembrano grandi amici. Forse questi pezzi si muovono. Forse dovrei girare la testa. Sì, grande. Ci sono quasi. Manca solo un pezzo. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? È là dentro. 把文件找出来。 Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Concentrati, Pete. Sì, certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Meglio non far rumore. Ci siamo. Elena! Vi prego, non fate... Ok, la stanza è libera.
prego, vi prego, dovete credermi. Per favore. Per favore. Per favore. Per favore. Allora sei inutile. Nervi saldi, Pete. 等等，好像有动静。 Prendere ostaggi è da vigliacchi, ragazzi. Ehi, perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi? Non ho mai combattuto un fantasma. Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente... Allenamento niente male. Ah, sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale. Di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati. Che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire?
Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. È bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di Jameson e il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Questi ladruncoli da due soldi si credono i nuovi Wilson Fisk. E come lui finiscono in galera. Non potete continuare a evadere l'imposta sul reddito. Ti schiaccerò! Ti sparo! Non piangere mentre ti faccio a pezzi! La mia droga è riempire di legnate gli spacciatori di droga. Ciao, Herman. Sul serio?
Arrenditi, non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non voglio ferirti, non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente. Volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere! Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo! Aspetta, dimenticavo! Tu non provi emozioni! Avanti, Herman! Questo gioco del silenzio non è... Preso! Ora parliamo! Ho detto! Voglio parlare! L'ho notato. Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni! Scegli tu! Personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow! È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Oh, ma vabbè. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso chiamarti... sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Forte. Segnalo inseguimento. Il luogo segnalato è Nolita. Passiamo alle email degli ascoltatori. May dal Queens scrive: sei pieno di rabbia, hai bisogno d'aiuto, rischi seri problemi di salute. Ok, so che è mossa da sincera preoccupazione, ma alla base c'è un fraintendimento che voglio chiarire. Io non sono pieno di rabbia, sono pieno d'amore. Io denuncio l'ingiustizia, la corruzione e i crimini contro l'umanità perché amo questa città e spero di renderla migliore. La tensione che sentite nella mia voce è amore, nient'altro che amore.
Io me ne vado. È quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Il simbolo nella maschera significa demone. Lì era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Devo andarmene prima che i miei figli mi vedano. Va tutto bene, ragazzi. Questo cretino pensa che andrò a vivere con mia figlia. Sarebbe splendido. Non me l'ha chiesto e non lo farà. Non vado da nessuna parte. Non puoi saperlo. Mai dire mai. Beh, io non vado da nessuna parte. Promesso. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città. Ci riserviamo il diritto di non servire e di pestare i criminali! È scritto sul cartello! Speravo in una giornata tranquilla! Peter, ho parlato con il signor Lee e gli sembrava turbato.
ti sei messo nei guai? No, è solo una storia che sta seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. No, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. So che ti vuole bene e ammira la dedizione con cui aiuti gli altri. Forse gli ricordi il suo passato, si rivede in te, entrambi orfani e persone brillanti. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente, zia May. Glielo riferirò. A presto, Peter. Sì? Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texidor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì! Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati! Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai? Accidenti. Parli del diavolo. Signor Osborne. Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman. Solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. Neanche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte.
Piano, stia attento. Piano. Beh, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter, è finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Ci sarà un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma... lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile.